Allora, quando una persona viene in terapia, viene in un corso di trasformazione personale, si trova regolarmente portato da qualche sofferenza che vuole risolvere. E ogni sofferenza, se andiamo a guardare in profondità, ha sempre la sua radice nel rifiuto. Ad esempio, alcune persone rifiutano i loro genitori. Dicono, ma mio padre è sbagliato, guarda come è fatto, guarda mia madre cosa mi ha combinato, che carattere che ha l'uno, che carattere che ha l'altro, come si è comportato con me. Allora cosa succede? Che sono persone che anche a 40-50 anni nutrono ancora un odio per i loro genitori fortissimo. E credono che quest'odio sia legittimo e anzi che gli salvi la vita e sia qualcosa che gli è utile. Alcuni invece no, sanno che quest'odio non è utile, però non sanno come fare a liberarsi. Ecco. Allora, dette due parole, l'odio non è solo inutile, è dannosissimo, perché ogni forma di emozione che noi proviamo per primi tocca a noi, sono forme d'onda. Ecco, guardate, immaginate così. Se io amo un'altra persona, eccola qua, le mie forme d'onda sono tonde, vanno in questa direzione e arrivano al cuore dell'altro. Ma la prima persona che riceve queste forme d'onda sono proprio io. Il primo beneficiario del mio amore sono io. Lo stesso vale per l'odio. Se io invio odio a un'altra persona, questa è un'altra forma d'onda. E chi la sente in maniera più intensa, proprio per una legge della fisica, chi la sente in maniera più intensa sono io. Quindi io vivo nell'odio. Ecco perché le persone che vivono nel desiderio di punire gli altri, di vendicarsi, sono tutte persone che producono forme d'onda che sono distruttive, certamente anche per gli altri, ma per prima cosa per se stessi. Scoprire queste semplicissime verità dovrebbe essere il compito di una scuola civile e l'anno giusto per imparare, per impararle dovrebbe essere la prima elementare. Lascio perdere l'asilo, si può anche trascurare, ma la prima elementare non dovrebbe essere passata se non si conoscono queste cose. Il problema è che oggi invece ci si può laureare, prendere 3 lauree, specializzarsi, talvolta anche in psicologia, senza aver compreso a fondo questi principi. Questi principi derivano da tradizioni antichissime, prodotte in tutte le parti del mondo. E oggi, grazie a internet, grazie alle disponibilità che abbiamo, comprese le macchinette che state usando per videoregistrarmi adesso e che forse metterete su YouTube, non lo so, grazie a questo fatto noi possiamo comunicare in tempo reale con qualunque quasi persona sulla Terra e non solo, ma con qualunque tradizione. Non ci vogliono 50 anni per studiare il buddismo oggi, non c'è bisogno di andare in Tibet e stare lì tutto il tempo. I principi fondamentali del buddismo, con le altre tradizioni sapienziali, sono a disposizione di tutti e questa è una grande fortuna. Nonostante si parli spesso di imbarbarimento, da un certo punto di vista oggi abbiamo un grande vantaggio rispetto a una volta.